Siamo ad Aquara in compagnia di Franco Martino, titolare dell'azienda Mulino Aquara Alburni, nonché vice sindaco di questo territorio. Ritorna la sagra dello scazzatiello, quale occasione è migliore per rilanciare le farine artigianali prodotte ad Aquara tramite la cosiddetta filiera corta trasparente? Diciamo, questo è il successo dell'iniziativa, perché noi rappresentiamo l'intera filiera. Dai nostri terreni e le tavole trasformiamo con il mulino antico il grano, quindi facciamo farina artigianale senza conservanti, e poi trasformiamo la farina in scazzatiello, che sarebbe pasta fresca fatta più corta rispetto al cavatiello solito. Perché la farina artigianale può fare da volano all'economia di questo territorio? Perché abbiamo rimesso in moto un po' l'agricoltura, diciamo, dei nostri territori, della nostra Valle del Calure. Quest'anno ad Aquara siamo riusciti a seminare circa 30 ettari di terreno a grano duro. Cresce di anno in anno questa aspettativa, vedo molti giovani che si stanno avviando in questa direzione, e siamo soddisfatti di questo trend, diciamo, positivo per la nostra azienda e per il nostro territorio. E i nostri prodotti ormai sono in tutta la provincia di Salerno, per la verità, con molto orgoglio, posso dire che siamo andati anche all'estero, in Francia, a Parigi in principal modo, delle pizzerie usano la nostra farina, e diciamo anche in tutta Italia. Siamo nel vivo della 12ª edizione della Sagra dello Scazzatiello Aquarese. Perché partecipare a questo evento? Perché, l'ho detto, si rappresenta la filiera completa del nostro territorio. I prodotti sono genuini, così come si facevano una volta, fatti esclusivamente a mano con farina artigianale, un mulino antico, quindi io credo che ci sono tutte le condizioni perché si possono venire ad Aquara ad assaggiare questi nostri prodotti di eccellenza, direi. Sindaco, un percorso davvero vasto, allestito lungo le strade del centro cittadino di Aquara in occasione della 12ª edizione della Sagra dello Scazzatiello. Un evento che promette bene, un evento da mantenere. Sì, noi ogni anno cerchiamo di riproporre, di rilanciare la Sagra dello Scazzatiello, perché attraverso questa sagra, questo evento, questo momento, insomma, cerchiamo di cogliere un'occasione per rilanciare il marchio di tutto il territorio, e perché poi attraverso lo scazzatiello c'è tutta una serie poi di altri prodotti che si possono associare e che possiamo rilanciare, insomma. Sindaco, in occasione della Sagra dello Scazzatiello sono state organizzate tante visite guidate sul territorio di Aquara e dell'intera Valle del Calore, un evento che si crea in piena armonia con le associazioni del territorio. Sì, all'offerta culinaria e artistica si aggiunge anche la possibilità di un'offerta turistica importante, e chi ha voglia potrà anche visitare tutte quelle che sono le bellezze naturalistiche e anche le bellezze architettoniche che Aquara possiede. Quindi davvero un invito a partecipare per poter tuffarsi, insomma, nel passato, nella tradizione di questo paese e degli Alburni.